Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i significati delle sibille. Vediamo subito la prima delle quattro sibille di oggi, che è la morte. Questa è una carta che esiste anche nei tarocchi, si chiama l'arcano senza nome, però qualcuno la chiama la morte. Questa carta invece, siccome stiamo parlando delle sibille e non dei tarocchi, si chiama proprio la morte. Vediamo uno scheletro al cimitero che ha qualcosa in mano, sembra un fagotto, e dietro c'è la croce e lui ha in mano la falce, quindi proprio la rappresentazione della morte. Questa carta, esattamente come nei tarocchi, significa cambiamento. Cambiamento nella vita, un ciclo che finisce e un nuovo ciclo che comincia. Ci può essere un rifiuto di questi cambiamenti. Però, se invece la persona riesce ad accettarli, poi ci sarà sicuramente un nuovo inizio positivo. La carta numero 14 è il viaggio. Vediamo una carrozza, vediamo delle persone che sono vicino alla carrozza e una che è sopra invece alla carrozza. Significa che ci sarà un viaggio, uno spostamento, che può essere per motivi familiari o per motivi di lavoro. Sarà comunque un viaggio piacevole, un viaggio fortunato. Il rischio è che magari ci possano essere dei grandi sforzi durante questo viaggio, un'ostinazione, degli sforzi che poi magari si rivelano inutili, però in generale il viaggio avrà poi un esito positivo, quindi sta un po' alla persona, moderarsi e fare in modo che questo viaggio non sia eccessivamente stancante, perché comunque c'è la possibilità di ottenere dei risultati positivi anche mantenendo un livello moderato. La carta numero 15 è la meditazione. Qui vediamo un uomo in posizione rilassata, con i piedi su un cuscino, seduto in poltrona e non sappiamo se sta meditando o meno, però sembra comunque in uno stato di riposo, diciamo così. Il significato è un allontanamento dalla vita mondana, cautela. Incontreremo una persona che saprà darci dei consigli. L'unica controindicazione di questa carta è che ci può essere un'eccessiva prudenza e questo potrebbe comportare degli affari che poi non vengono conclusi, un'incapacità di agire nel modo giusto. La carta numero 16 è la società. Qui vediamo una tipica scena di società, persone vestite eleganti intorno ad un tavolo che stanno parlando, che stanno mangiando, quindi proprio la classica scena tipica di società, insomma. Il significato è che ci saranno degli incontri favorevoli al lavoro, quindi alleanza professionale, ci sarà un appoggio di persone influenti. Ci sarà una ricerca di alleati che però a volte può rivelarsi inutile perché questi incontri devono avvenire un po' per caso e non perché noi li andiamo a cercare. Quindi dobbiamo lasciar fare un po' al caso, dobbiamo cercare di accogliere le situazioni che si presentano nella vita quotidiana e capire se è il momento di coglierle o no, senza fare troppa fatica per cercare a tutti i costi queste occasioni. Se non faremo così, il rischio è che potrebbe esserci una perdita della nostra credibilità. Abbiamo visto anche queste quattro carte, quindi io per oggi vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.